Abbiamo ascoltato la parola del Signore, una parola che è sicuramente strana, inuguale rispetto a quello che è il linguaggio. Perché noi ci aspetteremmo da Lui invece che ci potesse essere pace nelle famiglie, armonia, pace sulla terra. E Lui invece sembra usare un tono non suo. Sorprende. Io sono venuto a portare la divisione, a gettare il fuoco sulla terra. Ma la domanda che ci poniamo è che è mai possibile che la verità che Gesù annuncia lasci indifferenti, che non crei la possibilità di una ricerca, e questa ricerca amplifichi in certi momenti della storia le divisioni? La sua verità è una verità non relativa, che non lascia indifferenti. Scegliere il bene è sicuramente fare la lotta con chi invece ha scelto il male. Scegliere la verità significa mettersi in contrasto con coloro che la rifiutano. Scegliere la strada che conduce ad una liberazione e contro ogni schiavitù. Il cristiano non si può assoggettare o assuefare ad una mentalità del mondo per quieto vivere. E soprattutto chi crede in Gesù non può sottostare alle logiche della falsità. E per questo a volte soffre la solitudine, l'indifferenza, a volte anche la lotta. È per questo che Gesù dice: quando arriva la mia parola, questa parola inizialmente provoca questo stato di cose, la divisione. Se siamo troppo uguali al mondo, non siamo divisi. Ed essere uguali al mondo significa pensare che la vita sia una vita facile, sia una vita che è resa facile dai domini di questo mondo. Io ho molto approfondito in qualche maniera, mi ha molto provocato, sia quello che è la vicenda di Geremia, sia quello che dice Paolo nella seconda lettura, che è molto molto bello. Partiamo da quello che dice Paolo. Paolo dice: io sto vivendo la mia vita come una corsa, tenendo come obiettivo dinanzi a me, come immagine, come modello da poter imitare, ma anche come meta da poter raggiungere Gesù. Quando io sto in questa corsa, che è una corsa non facile, la vita è una corsa non facile, e ho Lui davanti a miei occhi, che cosa guardo? Guardo uno che aveva tutto, che aveva la gioia, che era nella luce, che sceglie di mettersi in gioco per amore mio, e sceglie un percorso che è un percorso faticoso, controtendente, che è, come dire, non, che uno non si aspetta. Dice: tu stai proprio incapace di, e vuoi venirti a scontrare con le contraddizioni di Dio. Ma lui mette una piccola parola, Paolo. Lui sceglie per amore, e per amore si può scegliere di andare contro tendenza, come ha fatto Geremia. Certo, Geremia, avete sentito nella prima lettura, ha dovuto subire la fossa. Poi Geremia è il prototipo di quello che avrebbe voluto fare una vita diversa. Geremia è quel profeta che storicamente è scelto da Dio per poter convincere il popolo che è venuto il tempo di cambiare vita. Convincerlo, ma il popolo non lo capisce, per cui finisce per passare un sacco di guai, un sacco di difficoltà, un sacco di imprevisti. Geremia era uno a cui piaceva la vita tranquilla, serena, gli amici, poche nocciole, poche formaggi, stare tranquillo. E a un certo punto il Signore lo chiama e dice: Geremia, tu sei mio, devi andare ad annunciare al popolo che le cose non stanno bene. E Geremia, per andare ad annunciare quello che il Signore dice, cioè per portare la sua parola, crea divisioni. Gli amici se ne vanno, fu formaggio, fermisci, incominciano le persecuzioni. Lui a un certo punto dice al Signore: Signore, ma mi vuoi spiegare perché hai scelto proprio me? Non potevi scegliere un altro, non potevi prendere qualcun altro. La scelta del Signore, la sua parola, non è sempre facile, ma ha un obiettivo. Certo, creare le difficoltà all'inizio in ciascuno di noi, perché ogni verità che arriva scuote la vecchia o presunta verità e la mette
in discussione in ragione di questa mente. Io sto correndo la mia vita per raggiungere una legge. Concludo con quello che abbiamo pregato insieme nel Salmo, quando abbiamo detto: Signore, vieni presto in mio aiuto. Sto correndo, ci sono difficoltà per seguire la tua parola, per essere in armonia con il tuo progetto, per essere in sintonia con quello che tu mi dici. Io ho giorni tristi, giorni difficili, giorni lieti. È complicato. Essere una persona per bene in questo mondo è complicato. Essere una persona onesta in questo mondo è complicato. Essere una persona che ha dei valori è complicato. Andare contro tendenze è complicato. Sembra che ogni volta dobbiamo fare una lotta. A volte qualcuno chiede: perché tu non scegli i criteri del mondo, che vorrebbe che un po' di corruzione stia bene per poter fare carriera, che un poco di disordine morale sia bene per fare di avere un po' di piacere, che un po' di compromesso con la politica del quello che mi serve me lo prendo e quello che non ho giusto non lo do. Questa è una divisione, certo, tu stai diviso da quello che può essere la mentalità del mondo, ma tu tieni un'altra cosa da fare, la tua meta è un'altra. Ecco perché, giovani e meno giovani, il giorno in cui ci si dimentica della meta, qual è l'obiettivo, tutto il resto può diventare importante nella relativizza il tuo percorso interiore, la tua gioia interiore. Questa domenica, il Signore, la domenica di festa, la domenica di vacanza, ci ricorda che non c'è vacanza per la dignità del percorso, non va in vacanza il tuo progetto. Qualora tu lo dimenticassi, lui ancora una volta, in questa domenica, ti dice: se segui quello che io ti ho insegnato, la mia parola, allora sarai sempre. Credo in un suo